Comelico Superiore. Luogo immerso in favolose foreste alpine di abeti e larici. Dalla notte dei tempi qui la presenza umana è stata regolata dal rapporto diretto con la natura, con gli alberi, il legno. E non potevano quindi che nascere delle secolari tradizioni legate all'utilizzo del legname. Tradizioni fortunatamente e coraggiosamente vive ancora oggi, e pur nella costante minaccia di una omologazione, vi è di riflesso una ritrovata coscienza del bello, in senso quasi artistico, del valore che assume il contatto diretto con un elemento armonico naturale, per definizione, come il legno, per la nostra esistenza quotidiana. Troviamo tutti questi valori anche nell'azienda DMC Legno, situata a Padova, all'imbocco della spettacolare Val Grande. Sono Marco De Martin, titolare assieme a mio fratello della DMC Legno, fondata da mio padre nel 1968. Mio padre era falegname, già falegname, poi negli anni 60, fine anni 50, è emigrato in Svizzera e lì ha fatto 3 anni di praticantato con i carpentieri di Amburgo allora. Dopo 3 anni è ritornato e con non poche difficoltà ha voluto rimanere sul territorio, continuando con i lavori di mio nonno, che aveva una ditta boschiva, taglio e trasporto tronchi. Anche il bisnonno era falegname, la famiglia ha sempre girato attorno al legno come era normale in queste valli, ecco. No, una cosa che mi preme dire è che il papà ha voluto ritornare, ha voluto rimanere qui e è riuscito nel suo intento, insomma, di fare qualcosa di importante qui. Quella è una cosa di cui io e mio fratello andiamo molto fieri, ecco. Nel 68 ha ufficialmente aperto la DMC, che sarebbe De Martin Costanzo, che era il suo nome. E poi con l'andare degli anni siamo entrati anch'io e mio fratello e allora abbiamo un po' diviso i compiti. Io ho scelto gli interni, insomma, falegnameria per l'arredo e quant'altro, e lui la carpenteria. Poi si è voluto ancora, diciamo che col tempo si è voluto ancora, perché anche con i mercati abbiamo cambiato un po', diversificato un po', perché negli anni si lavorava tanto nel Veneto, per esempio, Veneto, Emilia anche. Poi di là, gli anni della crisi, è calato praticamente tantissimo e ci siamo spostati sull'Alto Adige. Adesso lavoriamo, diciamo, all'80% Alto Adige e Austria. Avendo diversificato riusciamo a fare anche dei lavori chiave in mano, sicché la struttura fino all'arredamento finito, ecco. Sulla carpenteria facciamo tutto a 360 gradi, adesso con le nuove costruzioni abbiamo fatto diverse costruzioni di case clima, che anche qui le abbiamo, in genere quando facciamo le finiamo sempre, facciamo il grezzo, facciamo tutto fino alla fine, fino alle chiavi in mano, ecco. Questo, i tetti, risanamenti, ristrutturazioni, un lavoro che andiamo orgogliosi, sono tutte le chiese del calore, le abbiamo fatte praticamente tutte, col tetto a scandole, in larice spaccato. Poi un lavoro bello, importante e di tradizione è la stua, che è il cidolo che abbiamo qui a Padova, sul fiume Padova, che risale, le origini risalgono credo al 1500, qualcosa del genere, e abbiamo rifatto tutta la copertura sopra, il tetto, e quella è una bellissima struttura e ripeto, oltre il lavoro è qualcosa di più, qualcosa che ci rende orgogliosi, insomma. Sulla carpenteria poi adesso naturalmente ci sono nuove tecniche di isolamento, di quant'altro, e posso dire che siamo sempre molto all'avanguardia con questo. Mio fratello, che segue questo e lo segue molto bene, la filosofia nostra non è prendere il lavoro per lavorare, ma è prendere il lavoro per essere ricordati, perché qualcuno dica questo è un lavoro fatto bene e l'ha fatto DMC. Per quanto riguarda la falegnameria invece facciamo arredamento all'80%, arredamento, per noi arredamento si intende tutto, noi all'infuori delle sedie facciamo tutto. Le sedie è l'unica cosa che compriamo, se no il resto viene fatto tutto in sede da noi, orgogliosamente fatto tutto in sede da noi, è un su misura, non è un su misura di quelli commercializzati, nel senso che diversificato per ogni casa, in modo che uno non abbia, veda le fotocopie della cucina di qua, di là, lo facciamo sempre in questa maniera. Tutti i lavori che andiamo a eseguire sono sempre con un occhio alla tradizione,
ma anche all'innovazione, le nuove tendenze che vengono avanti. I legni che usiamo sono in prevalenza i legni della zona, l'abete, il larice, usiamo anche il rovere. Per noi gli interni poi si intendono, come dicevo prima, chiave in mano, per cui scale, il serramento e tutto, se entriamo diamo un lavoro a 360 gradi con un solo interlocutore, che vedo che è una cosa che nel tempo ha molto pagato, perché anche il cliente c'ha una persona solo da parlare, un referente solo da parlare, e questo è una cosa che abbiamo notato che va molto molto bene, ecco. L'azienda è cresciuta negli anni molto bene, con qualche difficoltà anche come tutti, ma insomma per adesso abbiamo sempre trovato le strade giuste. Andare avanti vuol dire innovazione, vuol dire cercare altri mercati e essere abbastanza aperti, diciamo, a tutte le soluzioni. Abbiamo 8-9 dipendenti, sono persone giovani ancora, ma qualcuno anche 30 anni che è con noi, voglio dire, persone affidabili. Ci hanno aiutato a crescere anche loro, fanno parte della DMC anche loro sicuramente. Le aspettative sono che la DMC progredisca, vada avanti bene, anche per un discorso sul territorio. Abbiamo diverse persone del territorio che lavorano e penso sia una cosa positiva questa.